Di nuovo insieme a SOS Arezzo TV, siamo in zona Pratacci, proprio all'uscita di Pratacci da chi viene dall'autostrada, e da qualche settimana, vedete, si è creato questo cedimento di terreno che sta piano piano erodendo fino alla strada. Caro Beppe, buonasera. Ciao. E quindi, meno male che dopo l'ultima andata di maltempo avrà aggravato la situazione, però non è stata, diciamo, dannosa quanto ci si potesse immaginare, però mi sembra la situazione da tenere sotto controllo, perché sì, la strada può venire giù. È arrivata al guardrail. Hai coso fino al guardrail. Questa è tutta terra di riporto, quando sono state costruite le rampe, logicamente è friabile con tutta l'acqua che è venuta, se l'è portata via nonostante ci sia potuto le caditoie, quindi è stata... Se non vi è ripresa, sicuramente verrà interessante anche la rampa d'uscita, quindi, anzi la rampa di entrata nell'accordo. In questi casi chi è che deve intervenire? Questo è ANAS. ANAS, anche se la terra sotto, qui siamo nel comune o no? No, ma qui c'è il fossetto, quello di limite, sì, proprietà ANAS. Quindi è tutto ANAS. Questo è l'ANAS che deve intervenire, perché il raccordo è proprietà ANAS. Qui speriamo che qualcuno intervenga, perché... Eh sì, perché se no si dice deve chiudere questo ingresso. Sì, esatto. Perché non è più sicuramente, passa una macchina che cade tutto. Non tanto una macchina, quanto un mezzo pesante. Un mezzo pesante, possa sì. Far andare giù tutto. Sì. Bella questa pista ciclabile. Sì, è una pista ciclabile che poi porta... qui dove va tutto in dove finisce veramente? A Pratacci, cioè altre zone di Pratacci? Sì, va nella zona di Pratacci, in quest'area commerciale qua. Utilizza quei sottopassi che hanno fatto in epoca remota, perché questo sottopasso fu fatto quando fu costruito il raccordo, quindi si parla di quasi 40-50 anni fa. Eh sì. Furono previdenti, però 50 anni dopo ci hanno pensato, dice, forse è il caso di farci una pista ciclabile, era solo per una pista ciclabile, questa logicamente è anche una specie di cancapiedi, diciamo. Esatto. Immagino che ci sarà una folla che dice vado a fare una passeggiata a Pratacci, però c'è. Sì, però c'è. Poi sotto, dietro questo tunnel, c'è il famoso deposito del comune di Arezzo. Sì, no? La depositeria del comune di Arezzo fu costruita Giunta Ricci, mi sembra che l'ha fatta. Mi sembra che siano anche le tribune della Giunta del Saracino qui. Anche quando c'era Arezzo Wave c'era qualche materiale, mi sembra. Che ridi? Che volevi dire? No, ho detto c'era qualche materiale. Era accanto. Era il campeggio. Sì. Ora ci stanno anche costruendo. Sì, ho visto, non me ne ero conto. C'è un grosso cantiere. Sì, perché la proprietà del comune, vuol dire il comune ha venduto il terreno adesso. L'economia vedi che riprende. Speriamo, però ancora vedo tempi tanto bui. Ancora ripresa è dura, le aziende sono completamente ferme, noi poi siamo anche dedicati su un bene che è il settore orafo, che molte volte non è più quello di una volta, cioè non si fa più il regalo in oro ma si fa il regalo di altre cose, quindi soffre, sono tanto alcuni mercati emergenti, quindi essendo un po' monodedicata alle nostre aziende diventa veramente un problema. Comunque riprenda. Speriamo piuttosto che l'ANAS qui intervenga, qualcuno glielo dovrà segnalare perché da sopra nessuno se ne accorge. No? Ma c'è uno stradino che passa e che controlla. Ah sì, da sotto che lo vede? Da dove passa? Passa da sopra e vede quello che succede. Da sopra non si vede niente. Lo vede. Mi sa che non l'ha visto perché è sempre uguale. No, due o tre settimane che è così. Deve fare l'impegno, deve mandarlo, l'impegno di spesa. Tutta la burocrazia. Campa, cavallo. Nemmeno come a casa tua, c'è una cosa del genere, interviene subito perché te personalmente lo fai. Certo. No, qui no, qui c'è tutto l'iter procedurale, burocratico. Da seguire. Speriamo che questo avvenga, questo iter, prima che qualcuno, appunto, un mezzo pesante, magari completi questa opera di cedimento, che speriamo non avvenga totalmente. Va bene. Ci vediamo domani.